Dal Salone del Libro, questo Salone della Vita Immaginaria, questa fiera internazionale che rende onore e orgoglio della città di Torino, riprendiamo la nostra diretta. Qui con noi un parterre d'eccezione che parla di impresa, parla di costruzione del territorio. Presidente Profumo, grazie di essere qui con noi, poi presentiamo anche gli altri ospiti a cui auguro una buona giornata qui al Salone. Buona giornata e benvenuto. Grazie, grazie molto e buona giornata anche a lei. In questo Salone del Libro tu compari, tra virgolette, quasi con una duplice carica, no? Di già presidente di Compagnia di San Paolo, che qua dietro di noi si è appena uscito da un incontro che vedeva protagonista proprio Fondazione per la Scuola. Che cosa è stato in questi anni per te, da presidente di Compagnia di San Paolo, il Salone del Libro? Perché sappiamo quanto Compagnia si impegni costantemente per realizzarlo, questo salone, e poi aggiungere anche un pezzo, perché quando non c'è il salone i giovani continuano a leggere i libri. Beh, innanzitutto il Salone del Libro è uno degli eventi più rilevanti nel corso dell'anno della Compagnia, e credo che rappresenti anche bene la trasformazione che c'è stata in Compagnia. La Compagnia era fondamentalmente una fondazione erogatrice, che vuol dire dava risorse. Adesso è sempre di più una fondazione ibrida, cioè eroga ma anche attua. E quindi la Compagnia oggi nel Salone è presente non solo come finanziatrice, ma è presente anche come attore dei modelli educativi, dei modelli di lettura, dei modelli di convivenza delle persone. E quindi il Salone rappresenta bene la modernità della Compagnia. Modernità della Compagnia che ha anche scelto di stare sempre nello spazio dei giovani, no? Per tutto quello che è il mondo dell'impegno sociale che Compagnia sostiene a livello giovanile, soprattutto per quelle famiglie e per quei giovani che rischiano di non avere tutte le opportunità di cui dovrebbero invece godere. E allora questo stare in mezzo ai giovani e questo impegno costante perché abbiano una risorsa e uno strumento in più, quanto anche nella tua esperienza il leggere è importante, il poter offrire una pagina di un libro, magari anche digitale, non è una lotta tra digitale e cartaceo, invece ha un ruolo. La lettura è sempre stata una delle grandi attenzioni della Compagnia, nel senso che nel corso ormai dell'ultimo decennio la Compagnia ha finanziato con continuità progetti di lettura ad alta voce a scuola, e credo che questo sia un bel segnale, no? Quando incominciamo eravamo probabilmente uno dei pochi, oggi è diventato uno strumento di grandissimo interesse proprio dal punto di vista pedagogico. Quindi la lettura, e la lettura noi ci auguriamo che diventi sempre più parte rilevante della vita dei nostri giovani, è l'elemento attraverso il quale si cresce, si diventa cittadini, ci si confronta, si impara a relazionarsi con gli altri. E credo veramente che questo salone, che ancora una volta quest'anno sarà un grande successo, non solo in termini di numeri ma in termini di qualità, debba sempre di più essere un modello per il nostro paese di come si aiutano le nuove generazioni. Magari ti avranno fatta tante volte una domanda simile, provo a cambiarla un attimo. Che cosa dell'esperienza di Compagnia ti ha insegnato, regalato, donato per la nuova esperienza che vai a vivere con il mondo di Intesa San Paolo? Io sono un po' monocorde, nel senso che nella mia vita ho dedicato la maggior parte del tempo al tema dell'educazione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione. E la Compagnia mi ha consentito di fare un'esperienza molto più rotonda. Sono venuto a contatto con mondi diversi da quelli con i quali avevo collaborato. C'è stata sempre una grandissima attenzione al tema sociale, al tema delle persone più fragili. E quindi io da questa esperienza credo di esserne uscito migliorato, rafforzato. Quindi ringrazio chi mi ha dato questa opportunità, perché è stata non solo un'opportunità, certamente,
di grandissimo interesse, ma soprattutto di arricchimento personale, quindi non solo professionale ma anche personale. Prima di lasciarla agli impegni del salone, che sappiamo per lei sono tanti, vorrei rivolgermi in questo caso agli altri due ospiti. Abbiamo qua Emanuele Bona dell'Unione Industriali e Simone Lattes, anche lui dell'Unione Industriali, che propongono un contenuto qui al Salone del Libro legato al mondo delle nuove tecnologie dell'editoria e a quello che è il mondo della filiera del contenuto, che poi dopo i saluti avremo modo di affrontare meglio. Al mondo bancario, voi che cosa chiedereste? Perché adesso avete il presidente Profumo qua in studio con voi e è un'occasione unica per rivolgergli una domanda. Che cosa gli chiedereste? Di sapere, ma lo sa, che Torino è davvero capitale del libro, non nel senso di uno slogan. A Torino esiste la filiera completa dell'industria del contenuto, dalla progettazione alla produzione cartacea e digitale, la logistica, la distribuzione, c'è tutto, e questo è un unicum in Italia e in buona parte d'Europa. Quindi una banca capace di sostenere non solo dei singoli progetti ma un'intera filiera? Non solo, è una filiera che va a vantaggio del territorio, perché è qualcosa che rappresenta un vantaggio competitivo rispetto anche ad altri paesi e ad altri territori italiani. Quindi in un momento in cui Torino forse sta cercando anche altri settori con cui identificarsi, non solo l'automotive, non solo l'aerospazio, sapere che c'è l'industria del contenuto a Torino in un modo in cui non c'è in nessun'altra parte d'Italia, forse al mondo bancario può interessare. Credo che questo sia un buon suggerimento, Presidente. Questo è un grande lancio, quindi certamente sì, certamente c'è un grande interesse, perché il libro non è solo lo strumento del momento, ma è lo strumento attraverso il quale si formano le nuove generazioni, si formano i nuovi cittadini, e quindi ha una continuità per tutta la vita, quindi certamente sì. Tra le sfide dell'internazionalizzazione, che un grande soggetto bancario chiaramente deve affrontare, no? E il sostegno della realtà locale, qual è il giusto modo di affrontare la questione e di vedere il problema? Io credo molto nella parola glocal. Glocal. Globale e locale. Il pensare che il locale oggi dia tutte le risposte mi sembra un po' fuori del mondo, e quindi abbiamo bisogno di tenere insieme questi due elementi: essere cittadini e quindi responsabile, ma essere anche e soprattutto cittadini del mondo. E questo lo si può fare solo se si parte da un'educazione che consenta di avere questo come elementi prioritari. Grazie Presidente Profumo, la lasciamo ai suoi impegni, grazie ancora di essere stato qui con noi e buon proseguimento. Emanuele, Simone, è stato un buon approccio al momento che voi poi andrete ad affrontare con l'incontro organizzato da Camera di Commercio. Abbiamo visto le nuove tecnologie dell'editoria, la filiera del contenuto. Simone ha già sottolineato una centralità di Torino nella costruzione di tutta questa filiera. Quali saranno i temi che poi nello specifico andrete a affrontare in questo incontro, che di fatto sono poi il vostro lavoro, un pezzo del vostro lavoro portato qui al Salone? Ma io mi metto in continuità rispetto a quello che diceva Simone, nel senso che Torino è un unicum, nel senso che a Torino ci sono tutte le componenti della filiera, dal Salone del Libro siamo qua, e quindi la vicinanza al consumatore, dai pioppi per la carta anche, ma prima passo dalla presenza storica e prestigiosa, una grandissima tradizione editoriale nell'ambito della narrativa, della scolastica, dell'universitaria, ma poi per la parte che rappresento, che ho l'onore di rappresentare, tutta la parte legata alla produzione, il tema della distribuzione. Cioè a Torino veramente ci sono tutte le caratteristiche perché possa essere un territorio che si può porre l'ambizione di diventare un punto di riferimento, io vorrei sperare anche un centro di eccellenza, per creare le condizioni affinché l'industria della cultura, l'editoria e la sua produzione possa innovare e, per collegare quello che diceva
dottor Profumo adesso, di portarlo nel mondo, di essere un riferimento nel mondo. Noi siamo plasticamente insieme, Simone Lattes ed io, perché Simone rappresenta gli editori all'interno dell'Unione Industriale, io rappresento i grafici cartai e cartotecnici. Noi sappiamo bene che transizione digitale, transizione green, non possono che essere affrontate in una logica di filiera, ed è esattamente l'approccio che stiamo portando avanti all'interno dell'Unione Industriale oramai da 2 anni, e l'ambizione appunto è di continuare in questa direzione, proprio perché, ecco, ci sono tutte le caratteristiche, a partire dalle componenti, a partire dalle competenze e dalle eccellenze, imprese eccellenti, che possono permettere al territorio di Torino di sviluppare una visione e un'innovazione del settore, perché lei prima parlava di prodotto cartaceo e prodotto digitale. È ovvio, ci muoviamo in un mondo che è un mondo digitale. Il prodotto cartaceo, c'è stato l'evento adesso, Osservatorio Carta Penne Digitale, è un prodotto che, come tutte al presentarsi di nuove tecnologie, quindi il tema del digitale, si deve trovare un punto di equilibrio sostanzialmente nell'utilizzo, soprattutto quando pensiamo ai giovani, quando pensiamo all'apprendimento e quando pensiamo al tema dell'informazione. Cioè, il tema non è di scegliere tra una tecnologia e l'altra, il tema è trovare il giusto punto di equilibrio, ed è a quello cui immaginiamo di poter lavorare. Non mi sarei mai immaginato di fare una svolta in televisione, però a questo punto mi tocca. Per fare la sintesi di quello che è il vostro lavoro e il vostro impegno, punti di forza e punti di debolezza di questa filiera, rischi e opportunità. Vediamo, proviamo a dividerceli. I punti di forza sono il fatto che la filiera è completa. Così è a Torino, così non è da altre parti. I punti di forza sono che c'è un gran saper fare in questo campo, perché le imprese sono imprese storiche, parliamo c'è un'arte. C'è un'arte, c'è un saper fare molto lungo. Il rischio qual è? Che noi stessi, che viviamo in questo brodo molto favorevole, non ne siamo consapevoli, e quindi non lo sfruttiamo, semplicemente perché ci viviamo dentro tutti i giorni. Allora dobbiamo noi per primi, imprese, esserne consapevoli, e dobbiamo farlo sapere attorno. Che detto al mondo dell'editoria di non saper raccontare i propri punti di forza, però a volte capita, no? Cioè, legato al mondo della creazione dei contenuti, l'importanza di saper raccontarsi e raccontare i propri punti di forza. Sapere che abbiamo una filiera completa e che questo rappresenta vantaggi in termini di qualità, di tempi e di costi. Ma se non lo sappiamo, rischiamo di perderla, di non proteggerla, e a quel punto ci ritroveremo a dire: ma vi ricordate quando la filiera era completa e non l'abbiamo protetta? Allora, io penso che abbiamo un'opportunità enorme, perché sul territorio torinese, lo si diceva, oltre a esserci tutto, ci sono eccellenze, e quindi per costruire bene il nostro futuro abbiamo tutti gli ingredienti. Il punto di debolezza è che dobbiamo raccontarci meglio soprattutto ai giovani, perché vedono la nostra industria, la nostra filiera, come un'industria magari un po' datata. Non è vero, noi viviamo nel mondo digitale, le componenti digitali che sono utili alla realizzazione dei nostri prodotti è determinante. Se parliamo adesso di tutte le tematiche legate alla sostenibilità, e quindi apro tutte le tematiche legate al mondo ESG, sono tematiche che vedono le nostre aziende coinvolte in maniera molto importante. Insomma, quello che penso dobbiamo far meglio è raccontare ai giovani chi siamo, cosa facciamo, e che è un settore di assoluta attualità e con una visione per il futuro importante. Qual è il contributo dei giovani, qua il nostro stand Giovani e Imprese per costruire il futuro, nel mantenere vivi questi punti di forza, nel cogliere queste opportunità all'interno di questa filiera, ovviamente? Penso che si debba partire da un paio di dati. L'industria del contenuto è quella che dà la maggiore occupazione ai giovani, è il settore in cui i giovani hanno la maggiore occupazione. L'editoria è un settore che ha un'occupazione a prevalenza femminile. Questi sono due punti di partenza, secondo me, da non trascurare. Allora, i giovani hanno nell'industria del contenuto un elemento elettivo, è il posto che fa per loro, e sono anche quelli
che per ragioni anagrafiche possono essere più affascinati dalla quantità di digitale innovazione che nell'industria del contenuto abbiamo. E quindi le nostre imprese hanno bisogno dei giovani, hanno bisogno che questi giovani siano formati per le nostre imprese, perché è solo con il loro contributo che possiamo continuare a evolvere. In questo ha molto ragione il presidente Bona nel dire che dobbiamo saperci raccontare meglio ai giovani, perché se loro pensano che una casa editrice sia un luogo polveroso, che una tipografia sia un luogo sporco d'inchiostro e finita lì, non arriveranno mai a considerare questo ambiente come qualcosa in cui poter avere una carriera, un'evoluzione, eccetera. La filiera formativa per giungere funziona in Piemonte? Credo che abbiamo i segnali proprio in questi, nel lavoro che si sta portando avanti da questi, in questi ultimi due anni, che il Piemonte si sta, Torino si sta strutturando per formare quei giovani che noi poi dobbiamo assumere. Proprio quest'anno parte un master in editoria all'università ed è qualcosa di importante, perché a questo master partecipano tante imprese del territorio. Simone, Emanuele, io vi ringrazio innanzitutto, vi auguro un buon salone, che è davvero in questo caso casa vostra, perché proprio di questa filiera del contenuto e del vostro lavoro, tra virgolette, grazie, vive ed è l'espressione più bella. Grazie ancora, grazie. Un saluto e proseguiamo con i nostri racconti.